Mamma, domani voi festeggiate 85 anni. Molte persone si sono ritrovati oggi per la celebrazione della messa. Domani a Paravati per uno spettacolo. Lo scopo dello spettacolo è raccogliere fondi per continuare la costruzione della chiesa. Vi chiedo di mandare un pensiero a queste persone che si trovano a Paravati. In che angelo. Un pensiero di saluto, di ringraziamento per le persone che si trovano, perché con la loro presenza contribuiscono a portare avanti i lavori della Chiesa. Immaginate di avere davanti 30.000 figli, 30.000 persone che aspettano anche un saluto, una parola da parte vostra. Io non so aggiungere come. Perché sto male. Anche il pensiero che ha detto la Madonna, quello che la Madonna vi ha detto per questo 15 agosto, che possiamo dire a tutti. La stessa cosa, ditelo poi, e io non ce la faccio, veramente. Possiamo dire un grazie a tutte queste persone che si sono resi disponibili per realizzare quest'opera. Certo, potete dire, ditelo voi è lo stesso, perché io non ci avanzo, veramente, ditelo. È un'opportunità anche per le persone che sono presenti essere partecipi di quest'opera della Madonna. Certo. È una cosa bellissima che fa Madonna, non è per mia. Non ce l'ho fatta. In modo particolare, mamma, una parola per tutti i giovani. Sono molti i giovani che saranno presenti a questo concerto. Giovani, io sempre dico che sono sull'orlo del precipizio. Che lo dice sempre la Madonna. E la Madonna è triste per questo fatto. E io aiuterò loro. Possiamo fare qualcosa? Possono loro fare qualcosa per cambiare la situazione? Certo, possono cambiare tutto loro, se vogliono, se hanno la volontà. Se non hanno volontà non fanno niente. Il Signore ci dice di costruire un mondo nuovo. E ci costruite un mondo nuovo, tutto per voi, perché se no non ce la fate. Se qualcuno domanda qual è la strada per costruire questo mondo nuovo? Uno domanda con la lasciata di essere fedele alla Madonna e a Gesù e poi il mondo lo costruiscono, se no senza non costruisce. E a tutte le persone che sono presenti, no, allo spettacolo, vogliamo dire un grazie. Certo, no, grazie e preghiere.